Buongiorno gli ascoltatori di Fraser TV e ben ritrovati al nuovo appuntamento nel nostro telegiornale di Casale Monferrato. Partiamo da una notizia regionale relativa ai vaccini. La regione a Draghi, vogliamo acquistare i vaccini per le nostre aziende. La regione Piemonte ha inviato ieri sera una lettera al professor Mario Draghi, presidente del Consiglio incaricato, per chiedere di poter acquistare in autonomia i vaccini per i lavoratori delle aziende. La missiva è stata condivisa dal governatore Alberto Cirio con l'assessore alla sanità Luigi Genesio Icardi e i presidenti delle camere di commercio del territorio. Cronaca, stipula il contratto della luce con l'identità di un altro denunciato. I carabinieri della compagnia di Casale Monferrato, a conclusione delle indagini scaturite dalla querela presentata dalla parte lesa, hanno denunciato in stato di libertà per sostituzione di persona un 31enne con precedenti di polizia, ritenuto responsabile dell'indebita stipula di un contratto per la fornitura di energia elettrica presso la propria residenza con addebito a carico del querelante, il quale si è visto recapitare bollette insolute per 462 euro. La stessa persona era rimasta vittima di una simile truffa da parte del 31enne e della compagna 26enne di quest'ultimo nel periodo intercorso da novembre 2018 a febbraio 2020, quando si era visto recapitare fatture non pagate per 1000 euro a seguito di una voltura per la fornitura di energia elettrica e dell'indebita stipula di un contratto con i suoi dati. I carabinieri avevano denunciato i due responsabili per falsità materiale commessa da privato, sostituzione di persona e truffa in concorso. Le indagini sono tuttora in corso per capire come siano stati sottratti i dati personali del denunciante. Attenti alle truffe dei call center e dei porta a porta. Sempre più di frequente alcune società di vendita poco serie contattano telefonicamente tramite call center o con visite a domicilio porta a porta utenti e cittadini nel territorio proponendo l'applicazione di sconti, riduzioni previsti dalla Regione Piemonte, eccetera. Lo denuncia Energica, si tratta di informazioni inesatte volte solo ad estorcere un nuovo contratto per il gas o l'energia elettrica in maniera truffaldina verso chi ascolta. In caso si avesse inconsapevolmente fornito pochi sì telefonici o aperto la porta di casa a persone che hanno richiesto di mostrar loro una bolletta, per dubbio o necessità potrete contattare il numero Energica 01 42 33 44 26. Ricordiamo che Energica non effettua questo tipo di telefonate né svolge attività porta a porta, ma mette a disposizione dei cittadini lo sportello di via Morano 1C a Casale Monferrato ed il proprio personale al numero sopra riportato. Nel giorno del ricordo un giardino per Norma Cossetto. Si sono svolte mercoledì 10 febbraio a Casale Monferrato le celebrazioni per il giorno del ricordo 2021, che oltre alla tradizionale deposizione di una corona di alloro alla lapide di Viale Giolitti in memoria degli italiani uccisi e degli esuli istriani, fiumani e dalmati, è stata intitolata dal sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi un'area verde dei giardini di via 20 settembre a Norma Cossetto, vittima delle foibe, studentessa istriana uccisa a 23 anni dai partigiani slavi in Istria nel 1943. Presenza di autorità e benedizione del luogo dal vicario generale Don Giampio De Vasini. Le Ardi, il ricordo per imparare dagli errori del passato. Bisogna condannare le violenze da tutte le parti, come il giorno della memoria, anche la giornata del ricordo deve essere utile per trarre degli insegnamenti. Così il professore Mauro Bonelli ha introdotto agli studenti delle classi quinte dell'Istituto Le Ardi la conferenza a distanza che si è conclusa ieri mattina. A due giorni dalla commemorazione nazionale del dramma delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, il 10 febbraio, che sul finire della Seconda Guerra Mondiale, il primo dopoguerra, ha causato numerose vittime, l'Istituto ha voluto ricordare e approfondire questo tema. A fare da relatore, oltre a Bonelli, era presente anche Claudio De Betto, vittima in prima persona dell'esodo. La sua storia è iniziata nel 1946, quando il padre firma una dichiarazione di trasferimento dalla città natale Pola per raggiungere Casale Monferrato. Un intervento il suo che vuole sensibilizzare i ragazzi a imparare dagli errori del passato per poter provare ad essere migliori in futuro.
Biblioteca Luzzati, nuovi video di Nati per Leggere e progetti per le scuole. Sono online nuovi video della Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi Emanuele Luzzati per il ciclo Nati per Leggere Piemonte. Da ieri, giovedì 11 febbraio, sul sito del Comune di Casale Monferrato, alla sezione Coronavirus Cultura, sono disponibili due avvincenti storie. La compagnia Ikea Trando proporrà la lettura della storia Il coraggioso soldatino di stagno di Hans Christian Andersen. Il collettivo teatrale CET propone ai giovani ascoltatori un TG Fiaba con una carrellata di notizie e suggerimenti dal mondo delle favole più famose, per concludersi con una storia dal mondo delle fiabe. Nei prossimi giorni ci saranno altre importanti iniziative e progetti della biblioteca direttamente nelle scuole che ne faranno richiesta, per far sì che molti alunni potranno riprendere alcune attività ferme da quasi un anno a causa della pandemia. Per informazioni potrete inviare una mail a biblioluzzati@comune.casalemonferrato.l.it o telefonare al numero 0142 444 302 oppure 444 308 oppure 444 297. Servizio civile universale presso la Croce Rossa Casale. Il Servizio civile universale è un programma che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che offre ai giovani tra i 18 e i 28 anni la possibilità di dedicare volontariamente un anno della propria vita come impegno per il bene della comunità e come ricerca nei settori di assistenza, educazione, promozione culturale e protezione civile. Come funziona? I giovani si impegnano a prestare servizio per un massimo di 12 mesi, 5 o 6 giorni a settimana, per un totale di 25 ore settimanali. I volontari ricevono una retribuzione mensile di 439,50 euro per i progetti in Italia. Per presentare la domanda, leggere il bando di partecipazione ai progetti di servizio civile pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Scegliere il progetto a cui si vuole partecipare, aiutare ad esserci sempre oppure aiutiamo di più. Presentare la propria domanda di partecipazione attraverso il sito del Dipartimento, domandaonline.serviziocivile.it, al quale si potrà accedere inserendo le credenziali SPID entro le 12 del 15 febbraio 2021. Amici del Po, tesseramento facile. Gli amici del Po, l'associazione senza fini di lucro che da Casale si occupa di stimolarne conoscenze e tradizioni, cultura e fruizione, proseguono il cammino di far conoscere e vivere il grande fiume. L'attività dei volontari continua nonostante la pandemia. Il tesseramento all'associazione è uno dei modi principali per sostenere l'attività e supportare i volontari che fanno gratuitamente la manutenzione dell'imparcadero di Casale. La tessera degli amici del Po costa solamente 10 euro e si può fare diventandone ambasciatori. Il tesseramento agli amici del Po si può completare in tanti negozi della città di Casale. La tabaccheria Porta Po, la tabaccheria Cazzaniga, sia l'edicola che il bar La Sassoneria di Viale Ottavio Marchino, negozio di fotografia Le Lab, la cartoleria La Matita, la bar trattoria Stop and Go, Cobbler Express e Keep Out. Con la tessera 2021 sono ottenibili alcuni buoni da Keep Out, da Mondo Pizza, da Arts Burger e per il Golf Club Monferrato. Per ulteriori informazioni info@amicidelpocasale.it www.amicidelpocasale.it. Monferrato Tourist al mercatino dell'antiquariato. I visitatori all'entrata del mercato Pavia troveranno uno spazio dell'associazione Monferrato Tourist che proporrà t-shirt e mascherine con il logo We Love Monferrato. Un modo per esprimere il loro amore per la terra di Aleramo, promuovere il turismo e contribuire alla sua valorizzazione, dato che il ricavato della vendita dei gadget sarà investito in azioni per questo scopo. Nata dal Lions Club Valcerrina nel 2019, l'associazione utilizzerà lo spazio del mercatino anche per una cerimonia alle ore 15.
Tra i circa 300 espositori previsti saranno presenti molti oggetti a tema per dare a tutti la possibilità di trovare il giusto regalo di San Valentino. Il mercatino ospiterà il Farmer Market con i suoi prodotti tipici a chilometro zero e il punto di ristoro Arts Burger. Gli orari per l'ingresso al pubblico saranno dalle 8:30 alle 17:00, con attuate tutte le condizioni necessarie per svolgere la rassegna in sicurezza. Sport, basket, JB Monferrato si dimette, coach Mattia Ferrari. La Novi Più Junior Basket Monferrato perde il suo coach. Mattia Ferrari ha rassegnato le dimissioni da capo allenatore della prima squadra. La guida tecnica è stata affidata fino alla fine della stagione ad Andrea Valentini e ad Andrea Fabrizi. Il club, nel comunicato ufficiale, ha voluto ringraziare il tecnico per l'impegno, la professionalità e gli ottimi risultati raggiunti a Casale e augura il meglio per il proseguo della sua carriera. La JB Monferrato era reduce dalla sconfitta contro Mantova per 55 a 70. Concludiamo oggi qui il nostro TG, ringraziamo i nostri ascoltatori per l'attenzione, vi invitiamo a seguirci sempre su Fraser TV. Grazie e al prossimo appuntamento.